proprio dopo i fatti dei 51 sindaci e proprio grazie al nostro comportamento, che dire sano e dire poco, e dire rispettoso delle istituzioni e dire poco, sarebbe da dire di sottomissione, non mi piace dirla su me stesso sta parola, ma la devo dire perché ci hanno messo in un cantuccio. Solo dopo questo Morra non si sarebbe dovuto mai permettere, e non mi soffermo per nulla sullo scivolone che ha fatto nei confronti della Santelli, quella è una cosa di cui si deve vergognare tutte le mattine allo specchio quando si guarda, ma non è l'unica, ahimè, delle cose di cui si deve vergognare che ha detto in questi anni. Ha detto su Repubblica di oggi, non so chi l'ha letta, ma l'hanno letta tantissimi. Tanto quei sindaci, cosa ne pensa dei sindaci che protestavano? Forse lei crede, la domanda dell'intervistatrice e della giornalista, forse lei crede che la Calabria non debba più fare parte dell'Italia, una cosa del genere. Gli risponde, quei sindaci che protestavano, tanto quei sindaci, forse tra 2 o 3 mesi molti di loro saranno o arrestati o i cui comuni, dice, i loro comuni saranno sciolti per mafia. Cioè, di fronte a una dichiarazione del genere, io non so se c'è un tribunale, perché io non ho competenze giuridiche, però mi sento offeso veramente nel mio intimo, e chiedo ai parlamentari che lo sostengono, non è i cittadini, i sindaci che sono, non dico indignati, potrei dire un termine che va oltre, stomacati, praticamente i parlamentari devono assumere immediatamente un'iniziativa rispetto, e non è quella di gridare da destra e da sinistra ti devi dimettere, è l'assunzione loro di responsabilità. Lo stiamo scrivendo in queste ore nella chat di Anci, qualcuno l'ha scritto prima di me, prima che io lo dicessi, io l'ho pubblicato su Facebook una cosa simile, qualcuno l'ha scritto prima di me nella chat dei sindaci, ha scritto di un'assunzione di responsabilità. I componenti della commissione antimafia non devono solo chiedere le dimissioni di Morra, che tra l'altro non hanno neanche chiesto, almeno questo non è apparso sulla stampa, dovrebbero dimettersi in blocco in modo tale da farlo decadere, così come il Parlamento deve fare una riflessione. E chiamato in causa da Anci, questo lo devo dire, con un comunicato a firma di Franco Candia, in queste ore, ovviamente anche su nostra sollecitazione, perché questi gruppi ormai fanno della comunicazione un qualcosa di velocissimo, tu hai letto la nota di Calabrese perché te l'ha mandata immediatamente e hanno questa utilità. Praticamente il comunicato prende le distanze e rilancia anche sul Presidente della Repubblica, quindi i parlamentari facenti parte della Commissione Antimafia dovrebbero dimettersi in blocco, il Parlamento e i parlamentari avere un'assunzione di responsabilità e prendere pubblicamente posizione, e il Presidente della Repubblica, che è il garante della Costituzione, dovrebbe assolutamente darci un segnale, altrimenti penseremo che è imbalsamato, perché così fisicamente un po' lo sembra, ma siccome io penso che sia una persona seria, che non è uno in malafede, il Presidente della Repubblica, mi auguro che ci sia una sua presa di posizione veloce su questa vicenda, altrimenti veramente la democrazia non è cancellata, è proprio schiacciata, diciamo, e Morra non è altro che un bubbone di tutto ciò, non è lui il responsabile, lui è un poveretto.